La prima cosa bella della vita. La prima cosa da fare è mettere in campo, promuovere una politica economica alternativa a quella neoliberista che abbiamo subito in questi anni. Una politica economica che superi il paradigma dell'austerità, che superi la cornice delle politiche europee che in questi anni ci hanno portato a una grave recessione, un impoverimento generalizzato e un indebolimento delle nostre economie. Una politica economica fondata sul lavoro, fondata sullo sviluppo, fondata sulla crescita, naturalmente uno sviluppo e una crescita che abbiano al centro un modello diverso di economia, un modello fondato sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità sociale, sui diritti dei cittadini e che abbia al centro l'idea di una maggiore eguaglianza, cioè di una distribuzione diversa della ricchezza a favore dei ceti medi, delle classi popolari, di quelli che in questi anni sono stati impoveriti dalle politiche neoliberiste. Quindi una politica economica che sia fondata sulla redistribuzione della ricchezza, sulla crescita e sul modello di sviluppo sostenibile e sulla qualità sociale e sui diritti è quella che va messa subito in campo nei primi giorni del nostro governo attraverso politiche mirate, attraverso interventi che diano il senso del cambiamento.